Grazie Emanuele, in realtà è appena terminata un'altra manifestazione per chiedere le dimissioni del sindaco Marino. Qui con me Alessandro Di Battista, membro del direttorio dei 5 Stelle, ha appena chiesto le dimissioni del primo cittadino, ha detto Marino governa anche grazie agli arrestati. Marino ha appena replicato non ci penso neanche a fare un passo indietro, quindi qual è il vostro piano per costringerlo a queste dimissioni? Beh, oggi non è che il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni, ma la città intera, i romani non lo sopportano più perché al di là di Mafia Capitale, dove è mischiato il suo partito che è diventato a Roma il punto di riferimento del malaffare, Roma fa schifo, ahimè, l'hanno distrutta, la città è sporca, la mondezza è gestita malissimo, o la sotterrano ancora o la bruciano, e ci sono zone di Roma dove l'indicenza del cancro è molto alta, i mezzi di trasporto sono indegni, ci sono buchi di bilancio dovunque, anche la metro C è il prossimo bubone che esploderà. È normale che Marino difenda se stesso e che il Partito Democratico in questo momento, che ha preso degli schiaffi a destra e manca in tutta Italia, anche rispetto a noi che abbiamo vinto 5 ballottaggi su 5, lo difenda. Questo è loro, come dire, provano a proteggersi, però il sindaco è estremamente debole e, come diceva lei, lui governa anche con 66.000 voti che provengono appunto da persone del Partito Democratico arrestate. Cioè, lui è politicamente responsabile, non si è accorto di nulla, e non è un caso che Buzzi nelle intercettazioni dica: se Marino continuerà a governare non ci mangeremo Roma. Dunque, lei ha detto che Roma è pronta per un sindaco del Movimento 5 Stelle. Maio, che ha parlato poco dopo, ha aggiunto che altre città sono pronte a un sindaco 5 Stelle. Siete galvanizzati, diciamo così, dagli ultimi risultati siciliani che vi hanno premiato? Sì, noi siamo molto contenti, però sapevamo di aver lavorato bene sul territorio negli ultimi mesi, che il movimento cresce. Per noi le elezioni amministrative sono più complesse perché siamo appena nati, perché presentiamo sempre e continueremo a presentare candidati sconosciuti, cioè persone che hanno fatto politica nella loro vita ma non nei partiti e non all'interno delle istituzioni, e i risultati in Sicilia sono stati molto molto buoni. Noi chiediamo ai romani di metterci alla prova, innanzitutto di pretendere il voto, perché vi rendete conto che a Roma c'è la mafia, non so se è chiaro, cioè a Roma c'è un'organizzazione criminale che la magistratura definisce originale, autoctona, che si chiama mafia, e se c'è la mafia, dopo che hanno arrestato Buzzi e Carminati, ma ci sono ancora dei reggenti in giro, cioè questo è il dramma, e la mafia non avrebbe nessun potere senza i politici corrotti che all'interno del Campidoglio hanno aiutato l'organizzazione criminale. Ecco, che Marino sia o meno coinvolto non fa differenza, Marino è politicamente responsabile. Chiediamo che i romani pretendano di andare al voto e poi decideranno chi votare. Noi chiediamo, metteteci alla prova, mettete alla prova al Movimento 5 Stelle. Ecco, a questo proposito si è parlato anche di lei come candidato, ma il regolamento dei 5 Stelle non glielo permetterebbe, dovrebbe finire il suo mandato in Parlamento. Avete in mente già qualche nome? Voglio finire il mio mandato, perché di questo si tratta. Io ho scelto di candidarmi con il Movimento 5 Stelle proprio perché all'interno delle regole, oltre a presentare incensurati, no, come il PD che candida De Luca, e due mandati e poi casa, prevede anche il fatto che se tu vieni eletto per un determinata carica la porti a compimento. Questo significa... Dunque lei non si candida, avete un nome già in mente? Li troveremo insieme a tutti i nostri iscritti, però guardate che non conta, non esiste il salvatore della patria, contano le idee, i programmi. Noi abbiamo un piano mobilità, abbiamo un piano rifiuti, abbiamo un piano trasporti, abbiamo un piano sulle municipalizzate, abbiamo un piano per fare chiarezza sui conti pubblici e su tutte le delibere e le determine che sono state approvate qui in questo palazzo negli ultimi 20 anni, che hanno elargito quattrini romani a destra e a manca, e oggi ci rendiamo conto perché. E soprattutto anche abbiamo presentato mozioni in Parlamento con nostre soluzioni sull'immigrazione, che oggi è diventato, e concludo, l'immigrazione clandestina, la nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Non vi dimenticate di questa frase: i partiti che non hanno più quattrini perché nessuno giustamente gli dà soldi si finanziano il business dei migranti. Grazie ad Alessandro Di Battista, linea allo studio. E allora avete sentito